divertirsi, per fare quell'adrenalina. Per come se fosse una droga. È drill. Sale, grosso. Vai lì e dici, dammi quello che hai. No, ma se con la resistenza devi fare per forza per quello. E che spaventarlo. Non te viene mai usato. Però... sono anche più grosso di te, ma se andare lì in tre o in quattro non lo so. Le gang giovanili di Milano si danno appuntamento il sabato pomeriggio in Piazza Duomo. Questa è una banda? Abbiamo fatto i nostri reati, i nostri piccoli casi. Figo, con le routine, collane, orologi, figa. Una cosa costosa, faccio i soldi. Wow. Tipo lui, eh? E se fosse questo originale l'avrei scavallato. Arrivo qui a scavallare. Da questa piazza si disperdono e vanno a caccia delle loro vittime, coetanei che intercettano tra la folla dello shopping, a pochi passi dai luoghi più sorvegliati dalla polizia. È successo 20 minuti fa, stavamo passando in una piazzetta dietro qua dal Duomo e sto gruppo di ragazzi saranno stati all'inizio in 3 o 4, poi cioè, alla fine erano in 10 perché alcuni erano piazzati su delle panchine. Mi hanno chiesto i soldi, cosa avessi nelle tasche e io dicevo niente, mi hanno preso dalla giacca, dal collo qua. Lui gli ha morso il cappuccio. Mi è venuto faccia a faccia così, poi uno gli fa vabbè lascialo. Quella gente lì secondo me cioè, cerca proprio una reazione per poi cioè, fare quello che fa. Avere la scusa. Esatto, esatto. Le gang sono diventate una moda. Questo è successo soltanto qualche giorno fa. C'è la moda di fare il criminale. L'altro giorno abbiamo incendiato un'auto che stavo per scoprire. Ci siamo calmati perché adesso sono arrivate le denunce ultimamente, negli ultimi mesi, quindi adesso un po' di calma perché sono appena arrivate le denunce. Stavo camminando, mi giro e mi ritrovo questo ragazzo attaccatissimo a me. Ho urlato dallo spavento e lui mi ha risposto: bastarda, bastarda. Può succedere che si piazzino anche davanti ai negozi per importunare o derubare i ragazzini che fanno shopping. Una sera ragazzi e ragazze si strangolavano e usavano le bottiglie di vetro per ammazzarsi. Ho visto una ragazzina che aveva bevuto troppo, accerchiata da soli ragazzini nordafricani e italiani. Questi sono solo i post più recenti di chi girando per Milano si è trovato all'improvviso nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Sta succedendo troppo spesso. Non è una cosa tanto normale girare con coltelli. Più che altro per le ragazze è normale ormai. Ma capite, è normale girare con coltelli. Non si sa mai, magari ti trovi quello malintenzionato e ti metti le mani addosso, sei una tipa, cioè sei niente. Ne devi andare, figlio. Di merda, oh, e se viene la polizia ti picchio anche davanti a loro. Abbiamo paura magari uscire di sera, magari tu li guardi un attimo male e iniziano a prenderti di mira o comunque ad accercarti. Io ero seduta e questo pugno mi è arrivato da sinistra. Tu fai più male a un'altra persona, non te ne frega niente. No, non pensavo a questa cosa. Tu non ci pensi quando... Dopo ci pensi. Dopo che l'hai fatto? Dopo che... ormai c'è i soldi in mano e dici non li voglio. Devo fare, tornare con la persona che voglio. A me mi hanno torturato qua. Via, schiena, testa rotta, il braccio rotto. L'ultima follia, stordire il proprio nemico con un taser, l'apparecchio che produce una scossa elettrica. Questo l'hanno spaccato l'altra sera? Sì, hanno fatto una rissa, si sono menati, fanno le risse tra di loro, rompono tutto, sfasciano tutto. Per molti giovani la violenza è diventata ormai normalità, come ci racconta un ragazzo, vittima di una terribile aggressione. A me mi hanno accoltellato qua. I ragazzi sono fuori ultimamente. Ma come l'hanno accoltellato? La schiena, testa rotta, il braccio rotto. Ma perché? Così, quelli di qua, no, ha lasciato morto. È normale, queste cose, capito? Qua sono tutta gente a caso che viene da fuori, fai qua, dice che venga a stasera e venga a far macello, capito? Te lo voglio dire. Qua sono tutti i ragazzini, tra l'altro. È logico che se uno ce l'ha un perché...
Non è che me lo sta zitto, sto in zona mia, sto sotto casa mia, ve lo fa pure dire cose da un altro. Se mi manchi di rispetto io te le faccio pentire che mi ha mancato di rispetto. Difendere il proprio quartiere, il proprio onore, questa la follia alla base dei pestaggi in pieno centro storico a Roma, come ci racconta Yub. Il mio amico ti spara, non ti avvisa, fare trap come vincere la season. Rapper romano di origine tunisina che di violenze e risse ha vissuto fin da giovanissimo. Siamo un po' di gente, famo casino, nel senso che io sto seduto con l'amico mio, te mi guardi male, cioè c***o ti guardi, oppure sto con la pischella, te guardi la pischella mia, così. Così e parte che cosa? La così parto subito. Io. Ed ecco la Juve in pieno centro storico mentre si scontra con un rivale. Vai Juve! Oh là, quella volta là è successo un casino, quella è stata, non era solo un giorno di rissa, erano quattro volte che se beccavamo e se venavamo. Comunque se mi manchi di rispetto io te le faccio pentire che mi ha mancato di rispetto. E di rispetto, sguardi sbagliati, ci parla anche un altro ragazzo che faceva parte di una baby gang e che vuole restare anonimo. Ci davamo appuntamento, orario posto e poi ci picchiavamo. Andavamo a cercare rogna noi. Più ne prendevo, più mi saliva la cattiveria. Baby gang che si muovono in tutta Roma e scelgono le piazze della città per i loro scontri. Qui siamo a San Lorenzo. Non è una zona. Spostandoci di qualche chilometro, ecco un'altra rissa. Siamo nel quartiere universitario, nella zona di Piazza Bologna. Normale, ogni weekend c'è una rissa, c'è comunque qualche problema. Cioè sempre? Sì. Se mi manchi di rispetto io te le faccio pentire, mi faccio rispettare. Da mezz'ora che l'abbiamo stuprata. Fra, siamo nella merda fino al collo. Lo so. A parlare così sono due quindicenni dopo un festino a base di alcol con altri tre compagni di classe. Sono due ragazze e tre ragazzi. Prima la festa, poi l'ubriachezza e infine lo stupro. Ma Fra, no, mandala a casa! Come spiega? Falla uscire! Come? Fra, ma è ancora ubriaca? Fra, ma fai qualcosa! Per questo presunto stupro è finito ai domiciliari uno dei minori. Un altro è indagato con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Non sono persone normali. È gente non per bene. Siamo a Reggio Emilia, è venerdì mattina e in una delle scuole superiori della città c'è agitazione. Soltanto a Reggio Emilia, in Emilia Romagna, 140.000 studenti hanno mollato scuola l'anno scorso. Cinque ragazzi, cinque minori, decidono di non entrare ma di recarsi invece a casa di uno di loro. Ma c'era sciopero? No. C'era solo un po' di agitazione sì. Fuori. No, ma in realtà c'era una mattinata tranquilla, poi lui ha detto che c'era sciopero e sono andato. Un ragazzo aveva... Sì, aveva avanzato sì. Scuola con una scusa. Aveva richiamato la mamma e ha detto che c'era sciopero. Il festino è deciso, tutto organizzato nei dettagli in una chat. Ma prima di andare nella casa, nonostante la minore età, i ragazzi riescono a comprare vino e vodka per sballarsi. Venerdì mattina sono venuti dei ragazzi a comprare delle cose da bere? Venerdì mattina? Mm-hmm. Non questo, la settimana scorsa. Non lo so, io comunque i ragazzi che vengono qua, io li controllo, li chiedo i documenti. Quindi i minori non può capitare, insomma. I minori, loro sono furbi, ma non è più grandi a comprare. In quella casa l'alcol inizia a girare. Una ragazza se ne va, l'altra resta, è ubriaca e viene violentata. Sono rimasta impotente, priva di forze, senza riuscire a muovermi. Lui era steso sopra il mio corpo senza vestiti e mi ha provocato dolore. La vittima ha solo frammenti di ricordi della violenza, sconvolta dall'effetto dell'alcol. E attualmente la ragazza ancora non si ricorda nulla se non quello che ha dichiarato nell'immediatezza al pronto soccorso. Questo stato di abuso alcolico ha creato questo stato di torpore, per cui il dubbio su che cosa sia successo nelle ore precedenti rimane. È solo quando arriva il pomeriggio che la quindicenne riesce a lanciare una richiesta di aiuto alla sorella. Poche parole, confuse. Aiuto, voglio te. Vieni a prendermi, aiuto.
E intanto lui, il quindicenne accusato di aver abusato della sua compagna di classe, scrive al suo amico. Fra, sta dicendo da mezz'ora che l'abbiamo stuprata. Fra, siamo nella merda fino al collo. La preoccupazione è solo quella di allontanare la vittima, disfarsi delle bottiglie vuote e togliersi da ogni responsabilità fuggendo da quella casa. Cinque compagni di classe che fanno una mattinata insieme. È degenerato in questo modo. Bisognerà capire anche da loro come si è svolto. Come sia stata possibile questa violenza non se lo spiegano nemmeno i loro compagni di scuola. Non hanno fatto una cosa così, io sinceramente dico. Cioè, da ragazzi di seconda che si ubriacano e fanno una roba del genere a una ragazza. No.